Adesso io mi chiedo, in diretta, in questa nuova diretta, quanti sacrifici siete in grado di fare nel nome del progresso? Quanti sacrifici siete in grado di esigere nel nome del progresso? Vale la pena, per migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria comunità, fare dei sacrifici? E nel nome di che? Con quale certezza, poi, che questi sacrifici servano a qualcosa? O è tutta una scusa per fare dei campi di lavoro forzato, come è successo nel Terzo Reich, con i lager, come è successo con i gulag nell'Unione Sovietica, e come è successo con i campi di detenzione e di rieducazione, in Cambogia con Pol Pot e in Cina? Perché è sempre stato così. Adesso, negli ultimi 30 anni, hanno sfruttato la manodopera di prigionieri e dissidenti politici, più di 30 milioni, per fabbricare addirittura i cellulari, le palle del mondiale, le scarpe da calcio e tutti i gadget stupidi fabbricati da bambini detenuti dei giochi olimpici. Perché la corruzione non è soltanto quella di Blatter, ma anche delle ditte terziarizzate che fabbricano per gli sponsor occidentali gli stupidi giocattoli dei mondiali e delle olimpiadi, le camicette, queste cose qua. Quanti sacrifici si devono esigere nel nome del progresso, nei gulag? Perché è facile parlare che bisogna sacrificarsi per il prospero avvenire socialista. Ma a quale prezzo? Le vie che menano al progresso socialista sono lastricate di cadaveri. Il sistema più rigido, più monolitico, più inflessibile, che ha saputo chiedere sacrifici a tutto il mondo, è stato il regime dell'Unione Sovietica ed è in nome dei benefici che il progresso socialista avrebbe portato nell'avvenire, che si sono immolati milioni di persone per reati di opinione, reati ideologici, reati di culto. E tutto questo nel nome della democrazia, per dare libertà alla gente. Ma vi rendete conto che contraddizione di valori, di termini? Com'è possibile questo? Che per far rispettare il proletariato si doveva reprimere lo stesso proletariato, perché altrimenti non avrebbe potuto scegliere bene quello che era nei suoi interessi. Allora si facevano campi di rieducazione. E che gli si insegnava in questi campi di rieducazione? Che se stavi fuori dal sistema, da come il sistema ti voleva, l'unica forma di rieducarti era con la schiavitù e lo sfruttamento lavorativo. Ti ammazzavano di lavoro nei gulag, nei campi di Pol Pot e anche nei lager nazisti. Quindi tutti gli ismi e tutti i movimenti rossi, che rossi erano anche i nazisti, guarda la bandiera, portano questa contraddizione. Nelle intenzioni, almeno apparenti, dei gerarchi, e molto più probabilmente nelle vere intenzioni dei seguaci, c'era che volevano raggiungere il nuovo mondo e realizzare l'uomo nuovo. Però tutto questo doveva essere realizzato uccidendo l'uomo vecchio, distruggendo il mondo vecchio, altrimenti non sarebbe mai venuto il mondo nuovo con l'uomo nuovo. Quindi guardatevi. Ogni qualvolta qualcuno vi chiede dei sacrifici, come fanno attualmente i politici in Italia, perché sarete voi a fare i sacrifici. E sappiamo, a volte, che continuano ad arrestare gli oppositori. PD e PDL sono la stessa cosa, anche se si ispirano a Marx, a Stalin, a Mussolini, a Hitler, o forse anche per questo, continuano.
senza più ideologie, ad applicare gli stessi metodi coercitivi. Quindi mai più sacrifici da parte del popolo, della gente, di noi, ma sono i politici, la casta politica che in Italia deve iniziare a fare dei sacrifici, perché non se ne può più. Quando realmente potremo imporre dei sacrifici ai politici che rinuncino alla loro immunità parlamentaria? Sapete perché si chiamano onorevoli? Mica perché bisogna onorarli, soltanto per il fatto che dovrebbero lavorare ad honorem, dal latino, per l'onore, ecco perché sono onorevoli, non perché bisogna onorarli. Quindi anche il nostro paese, nel 2015, conosce petizioni dei sacrifici da parte della casta politica. Ci chiedono sacrifici, l'austerità, ma loro l'austerità non la applicano. Quindi di che cazzo di sacrifici stanno parlando? Noi ci dobbiamo sacrificare per loro. Loro sono i funzionari pubblici, si dovrebbero sacrificare per noi. Rinuncino all'immunità parlamentaria, rinuncino a tutti i privilegi. Magari che guadagnino 2 o 3 o 5 stipendi di impiegato di banca o di direttore di banca, non 30.000 volte il salario di uno stipendiato. Beh, per adesso vi lascio. Questo è stato il mio pensierino del momento. Adesso vado a cenare. Ciao.